Buongiorno ragazzi, in questa lezione vediamo un metodo pratico per risolvere le espressioni aritmetiche nell'insieme dei numeri naturali. Cominciamo. Ok, per iniziare dobbiamo innanzitutto osservare bene l'espressione che abbiamo davanti. Dobbiamo leggerla una volta, dall'inizio alla fine, utilizzando le operazioni e le parentesi che compaiono come se fossero una specie di punteggiatura. Non preoccupatevi perché poi nell'esempio pratico capirete meglio che cosa intendo dire. Una volta che abbiamo letto la nostra espressione, quindi sappiamo bene che cosa abbiamo davanti, andiamo a esaminare le varie parti. Quindi, prima di tutto, dobbiamo verificare se ci sono delle parentesi, perché in questo caso devo risolvere immediatamente le operazioni che compaiono dentro le parentesi. Naturalmente dovrò prestare attenzione all'ordine gerarchico, diciamo così, delle parentesi, perché prima dovrò risolvere le operazioni che compaiono in tutte le parentesi tonde, successivamente passerò alle parentesi quadre e infine alle graffe. Se invece non ci sono parentesi e la mia espressione è composta da una successione di operazioni, senza non intervallate, diciamo così, da parentesi, andiamo a vedere di che operazioni si tratta. Allora, faccio una piccola premessa. Io ho realizzato questa presentazione in modo che, possa essere utilizzata, in generale alla fine anche quando avremo studiato l'operazione di elevamento a potenza. In questo momento noi non le abbiamo ancora fatte, quindi io passo rapidamente in successione queste slide che al momento non andiamo a esaminare e andiamo direttamente invece al caso in cui le potenze compaiono. Poi invece in una prossima video lezione, quando avremo studiato le potenze, andremo a riesaminare queste slide che adesso non abbiamo visto con più attenzione. Quindi, andiamo a vedere che tipi di operazione troviamo nella nostra espressione, perché se ci sono delle moltiplicazioni e/o delle divisioni, queste sono le operazioni che devo svolgere subito. Vediamo un piccolo esempio per capire meglio. Allora, se io ho questa serie di operazioni, quindi un meno, un per, un più, un diviso e un altro meno, non dovrò cominciare a svolgere l'espressione dall'inizio, come vediamo in questo esempio sulla sinistra. Quindi non dovrò fare 18 meno 3, ma, come vediamo invece nell'esempio a destra, io dovrò eseguire subito, per prima cosa, le moltiplicazioni e le divisioni. Quindi dovrò eseguire la moltiplicazione 3 per 5 e la divisione 4 per 2. Nella successiva slide vedremo direttamente il risultato di questo passaggio. Se invece, come in questo caso, abbiamo solo addizioni o sottrazioni, o perché abbiamo già risolto in precedenza, gli altri tipi di operazioni, vediamo in questo caso che cosa si deve fare. Si devono eseguire le addizioni e le sottrazioni seguendo l'ordine da sinistra verso destra, senza salti. Che cosa significa? Vediamolo con un piccolo esempio. Questa sequenza di operazioni, 18 meno 15 più 2 meno 1, che è tra l'altro il risultato del passaggio che abbiamo visto nella slide precedente, come va eseguita? Allora, io so per esperienza che molti ragazzi, quando arrivano proprio a questo tipo di passaggi, tendono a separare le operazioni in questo modo, cioè tendono ad eseguire separatamente le sottrazioni. Questo però è un errore perché lasciamo in mezzo un salto. Invece, come si vede nell'esempio sulla destra, quando abbiamo solamente addizioni e sottrazioni, la cosa corretta da fare è quella di eseguirle una alla volta, partendo appunto da sinistra verso destra e poi proseguire con le operazioni che seguono. Quindi, nella pratica faremo prima 18 meno 15, che seguendo la freccia è uguale a 3. A quel punto aggiungeremo il 2, quindi sempre seguendo la freccia arriveremo al risultato di 5, e infine sottraiamo il numero 1, quindi il risultato finale di questa stringa di operazioni è proprio 4. Andiamo avanti.
A questo punto cosa succede? Siamo arrivati al risultato finale o abbiamo ancora delle parentesi e delle altre operazioni? In questo caso dobbiamo tornare al via e ricominciare da capo. Alla fine, naturalmente, una volta che eseguiamo più volte questo circolo, arriveremo finalmente a un risultato finale. Vediamo subito adesso un esempio. Bene, cominciamo apposta con un esempio, tra virgolette, difficile, cioè in cui compaiono tante cose, tante operazioni e tante parentesi, per vedere che pian pianino, senza problemi, arriveremo alla soluzione. Allora, cosa avevo detto all'inizio della presentazione? Prima di tutto, leggiamo una volta dall'inizio alla fine, senza interromperci, l'espressione. Utilizzando la gerarchia delle parentesi e delle operazioni come se fosse una specie di punteggiatura. Che cosa significa? Andiamo a vedere. Invece di mettermi a leggere i numeri in sequenza, 3 per 15 per 3, meno 7 per 4, eccetera, io mi interrompo quando ci sono le parentesi e metto insieme, con un unico fiato, diciamo così, le operazioni che svolgo per prime. Andiamo subito a vedere. Quindi 3 per, e mi fermo perché c'è una parentesi, 15 per 3 meno 7 per 4. In questo modo io che cosa ho fatto? Ho evidenziato il fatto che nella parentesi rotonda dovrò comunque prima eseguire le due moltiplicazioni e solo quando avrò il risultato delle due moltiplicazioni, quindi quando avrò i due prodotti, solo a quel punto eseguire la sottrazione che è indicata. Adesso vado avanti a leggere senza fermarmi. Più 13 per 4 meno 14 per 3. Meno 13 per 7 meno 44 per 2 più 5 più 8 meno 3 per 2 meno 8 per 8 meno 24. Ecco, questa vi potrà sembrare probabilmente una cosa banale da fare, ma invece già questa prima lettura vi aiuta a fissare le idee e a capire qual è la corretta sequenza da seguire. Allora, vediamo subito il primo passaggio. Nel primo passaggio io ho segnato con l'evidenziatore tutte le operazioni che andrò a svolgere. Quindi, innanzitutto, siccome sono presenti delle parentesi tonde, io andrò a eseguire solamente le operazioni che si trovano dentro le parentesi tonde. E siccome all'interno di queste parentesi ci sono delle moltiplicazioni, io andrò a eseguire prima di tutto in questo primo passaggio, proprio le moltiplicazioni. Con la freccia, no, non sono delle frecce, con i segmenti blu, vi ho messo in evidenza i risultati delle operazioni che vado a svolgere. Quindi 15 per 3 mi dà 45, meno 7 per 4 mi dà 28 e così via. Come potete vedere, le parentesi tonde non sono state ancora eliminate perché io poi dovrò affrontare ancora delle operazioni. Andiamo al passaggio successivo. Quindi nel passaggio successivo io ho ancora le parentesi tonde perché non avevo finito i calcoli e a questo punto dovrò svolgere le ultime operazioni che mi rimangono nelle parentesi tonde. Quindi 45-28 che mi dà come risultato 17, 52-42 che mi dà risultato 10 e così via. Nel passaggio successivo vedo che non ho più parentesi tonde, ma ho ancora delle parentesi. Ho delle parentesi quadre e delle parentesi graffe e naturalmente vado prima a risolvere quello che trovo, le operazioni che trovo nelle parentesi quadre. Qui non abbiamo moltiplicazioni e divisioni in questa parentesi quadra, ho soltanto addizioni e sottrazioni che quindi svolgerò nella sequenza in ordine da sinistra verso destra. In questo esempio che ho trovato, in realtà diciamo che è stato saltato un passaggio. Adesso vi spiego meglio. Quindi, se noi andiamo a svolgere nella parentesi quadra 3 più 7 meno 8, abbiamo come risultato 2. Poi, se io togliessi la parentesi quadra e avessi quindi il 2, dovrei subito moltiplicarlo per l'8 perché le altre operazioni che mi rimangono nella parentesi graffa sono delle addizioni e delle sottrazioni, però io so che devo prima svolgere la moltiplicazione. Quindi avevo 2 risultato della parentesi
per 8, che mi dà quindi 16, che è il numero che ritrovate nel passaggio successivo. Andiamo avanti ancora, quindi ultima parentesi che mi rimane da risolvere è la parentesi graffa. Qui non ho moltiplicazioni e divisioni da eseguire per prime, quindi svolgo nell'ordine da sinistra verso destra le addizioni e le sottrazioni. Quindi avrò 17 più 10 che fa 27 e poi meno 16 che mi dà come risultato 11. Ho quasi finito. Nel passaggio successivo io non ho più parentesi, ho soltanto una sequenza di due operazioni. Moltiplicazione e sottrazione. Vado a svolgere prima di tutto la moltiplicazione, non tanto perché è la prima che mi si presenta quando leggo, ma proprio perché la moltiplicazione ha la precedenza sulle addizioni e sulle sottrazioni. Quindi vado a svolgere 3 per 11 che mi dà come risultato 33 e infine come ultimo passaggio avrò 33 meno 24 che mi dà come risultato 9. Quindi ho terminato la mia espressione, che sembrava così difficile. Adesso direi che ci meritiamo un bel applauso. Grazie ragazzi per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao ciao!